Siamo al meeting 2024 di Affida Carry On in compagnia di Gabriele Nencini, direttore generale, ben trovato. Grazie, ben trovato anche Con lui parleremo di cessione del quinto, perché oggi durante la giornata si è parlato di tanti, tanti dati, tanti settori, tanti comparti, ma quello che è risultato un po' più brillante rispetto agli altri è quello della cessione del quinto. E vuoi darci intanto qualche dato? Partirei da qui. a te. Sì, certo, volentieri. Intanto stiamo raggiungendo degli ottimi risultati, diciamo, su tutte le linee di business, come avrei visto prima dai numeri che abbiamo mostrato. Però la crescita più importante sicuramente nel corso dell'anno del 2024 l'abbiamo avuta sul comparto delle cessioni del quinto. Basti pensare che a settembre, anche se il mese non è ancora chiuso, abbiamo più che raddoppiato tutto l'intermediato fatto nel corso dell'anno 2023. E solo qualche settimana fa, poche settimane fa, abbiamo traguardato la cifra record di 100 milioni di liquidato. A questo punto ci siamo posti un nuovo obiettivo, un target per fine anno di 150 milioni, ambizioso ma realizzabile. Complimenti. Grazie. Vuoi raccontarci un po' come siete arrivati a esprimere questi risultati? Beh, sicuramente abbiamo adottato una strategia mirata ed efficace che ha incontrato le esigenze dei nostri clienti, ma direi anche quella dei nostri collaboratori, permettendo di raggiungere queste performance incredibili. Le direttrici sulle quali ci siamo mossi sono essenzialmente tre: la crescita della rete fisica, che noi chiamiamo tradizionale, forti investimenti sugli hub digitali, dove abbiamo colleghe, ragazzi e ragazze specializzate nella gestione di lead web a distanza, e quello per noi rappresenta appunto il digital. E poi abbiamo messo a terra e migliorato molti processi per poter offrire ai nostri ragazzi, ai nostri collaboratori, delle lead web che provengono sempre dalla rete qualificate, in modo tale da facilitarli, diciamo, nella chiusura del contratto con i clienti finali. Nel 2023 avete fatto poi anche delle operazioni straordinarie. Sì, abbiamo acquisito una società, Newfin, esperta in cessioni del quinto, guidata da Luigi Cifuni, che è entrato a dirigere il comparto delle cessioni all'interno di Affida, insieme ai nostri tre manager storici, Alessandro Priolo, Silvio Giannusa e Antonio Trimarchi. A questi si affiancano poi anche altri investimenti che abbiamo fatto nel corso dell'anno, sia 23 ma soprattutto 24, che hanno portato dentro altri gruppi di specialisti del mondo cessioni, che ci ha aiutato a crescere sia dal punto di vista di numeri ma anche di volumi del settore. Altri investimenti abbiamo fatti sui driver che ti dicevo prima, quindi mondo digitale e mondo ibrido, sui quali continueremo a sviluppare. E poi permettimi un ultimo ringraziamento al nostro eccellente help desk, formato da ragazzi e ragazze veramente in gamba, veramente qualificate, che rappresentano un punto di eccellenza, e anche a Chiara Bertoncini, che guida questo team di ragazzi. Visti i risultati che ci sono stati, viste queste performance, immagino che sia cambiato un po' diciamo, il pacchetto dei prodotti. E ti volevo chiedere quale è il ruolo della cessione del quinto adesso per Affida e quale invece ruolo ambisce a rivestire Affida all'interno proprio del mondo della cessione del quinto. Beh, sicuramente sì, nel corso di questi ultimi anni il peso specifico delle cessioni del quinto sulle varie line of business di Affida è cresciuta ed oggi rappresenta sicuramente un punto centrale e un pilastro fondamentale per quelle che saranno le nostre strategie future. Sicuramente continueremo a investire sui driver di cui ti ho parlato prima, non ci fermiamo. Anche perché crediamo che il mercato così complicato, sia da un punto di vista economico, ma soprattutto di innovazione, meriti forti investimenti da parte dell'azienda. E quindi l'obiettivo è quello di consolidare i risultati che abbiamo raggiunto in questo esercizio che stiamo raggiungendo e sicuramente di migliorarci e crescere ancora. Crescere sia in termini di volumi, ma crescere anche in termini di reputation
nei confronti dei vari stakeholder che sono interessati alla cessione del quinto, quindi sia clienti, siano anche collaboratori e operatori del sistema, sia il sistema bancario stesso, gli istituti bancari con i quali abbiamo ottime relazioni, ma con i quali vogliamo sempre migliorarle per essere un partner, duraturo, affidabile, concreto e maturo. Benissimo, grazie Gabriele per essere stato con noi e buon Grazie. proseguimento. Grazie a te.